Ci troviamo a Venezia in compagnia di Marco Polo con il suo meraviglioso libro Il Milione. Signori, imperatori e re, duchi e marchesi, conti, cavalieri e borghesi, tutti voi che volete conoscere le diverse singolarità umane nelle diverse regioni del mondo, accogliete questo libro, leggetelo o fatevelo leggere. Troverete qui la narrazione delle immense disparate meraviglie di vaste contrade d'Oriente, Grande Armenia, Persia, Tartaria, India e di molti altri paesi. È un ordinato e chiaro racconto questo che abbiamo trascritto e lo dettò il signor Marco Polo, detto Milione, saggio e nobile cittadino di Venezia che con i suoi occhi vide ogni cosa. E se anche non proprio tutto vide con i suoi occhi, sempre si giovò delle testimonianze di uomini degni di fede. Così inizia il Milione. Marco Polo visse nella seconda metà del 200 e all'inizio del 300 e fece un viaggio meraviglioso esplorando posti in cui nessun occidentale era mai andato prima, nell'estremo oriente. Insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo, all'età di appena 17 anni, Marco partì da Venezia e si recò via mare in Terra Santa, ad Acri, nell'attuale Israele. Infatti, il padre e lo zio erano appena tornati da un viaggio durato 9 anni in Estremo Oriente e il Gran Khan aveva chiesto loro di fare un'ambasciata al Papa. Si erano recati dal Papa, ma in quell'anno era vacante, nel senso che era morto e ancora non era stata fatta l'elezione. Aspettarono un paio d'anni e, visto che il Papa non veniva ancora eletto, decisero comunque di intraprendere il loro viaggio. Era il 1271. Si recarono quindi in Terra Santa e chiesero al legato della Chiesa il permesso di andare a Gerusalemme per prendere delle gocce dell'olio che ardeva sul Santo Sepolcro, Che era stato chiesto loro dal Gran Khan. Si rimisero quindi in viaggio, ma raggiunta la città di Lajazzo, nell'attuale Turchia, vennero a sapere che proprio il legato col quale avevano parlato era stato eletto papa. Furono dunque richiamati in Terra Santa dal neoeletto pontefice, che affidò loro, per il Gran Khan, delle ambasciate, delle lettere, dei doni e due frati predicatori. Siamo verso la fine delle crociate, i territori erano molto pericolosi. Così i frati, spaventati, abbandonarono presto la spedizione. I Polo ripresero il cammino e scesero via terra attraverso l'attuale Iran fino al Golfo Persico. Il piano originale era infatti quello di prendere una nave, ma dopo aver constatato la pericolosità delle imbarcazioni disponibili, decisero di risalire e andare via terra, percorrendo il ramo principale della Via della Seta. Fu un viaggio lungo e pericoloso. Passarono per gli attuali paesi dell'Iran, dell'Afghanistan e del Pakistan, attraversarono il deserto del Gobi e finalmente, dopo quasi 4 anni, giunsero a Chengdu, la corte estiva del Kublai Khan, un vero paradiso terrestre. Appena arrivati, si recarono a rendere omaggio al Gran Khan. Questi notò subito la presenza del giovane Marco e domandò chi fosse quel ragazzo. Signore, disse Niccolò, è mio figlio e vostro servitore. Sia il benvenuto, disse il Gran Khan.
Ma andiamo a vedere chi era il Gran Khan e da quale dinastia proveniva. Nel cuore della steppa mongola, a nord della Cina, alla fine del XII secolo, nacque un bambino chiamato Temujin, passato alla storia come Gengis Khan. Quando aveva 9 anni, Temujin giurò alla madre di vendicare la morte del padre, avvelenato da una tribù rivale. All'inizio del XIII secolo, Temujin riunì in un'unica potenza le tribù mongole, acquisendo il titolo di Gengis Khan, sovrano universale. Creò l'impero mongolo e lo estese anche al di fuori della Mongolia. Sotto di lui arrivò dalla zona settentrionale della Cina fino alla Persia nord-orientale. Annientò e massacrò i suoi nemici. Fu un condottiero crudele, ma anche un leader saggio. Saccheggiò i tesori, ma acquisì anche le idee e le tecnologie dei popoli conquistati, rendendo il suo popolo più dotto e creando le condizioni della Pax Mongolica. L'ordine imposto duramente dai mongoli, infatti, creò all'interno dell'impero una condizione di relativa sicurezza. Ciò consentì di ristabilire l'importanza della Via della Seta e favorì il fiorire dei commerci tra Oriente e Occidente. Alla morte di Gengis Khan, il vasto impero mongolo fu diviso in 4 canati. Il Gran Khanato governava la Cina e la Mongolia. Il Khanato Kagatai controllava i territori dell'Asia centrale. Il Khanato dell'Orda d'Oro governava i territori nord-occidentali. L'Ilkhanato governava l'Asia occidentale, in particolare la Persia e l'Iraq. I 4 canati erano sotto la supervisione formale di un unico Gran Khan. L'espansione dell'impero mongolo, iniziato da Gengis Khan, continuò con i suoi discendenti, figli e nipoti. Feroci guerrieri, i mongoli risolvevano qualsiasi resistenza con un massacro. Preceduti dalla loro fama di guerrieri spietati, le città si arrendevano ancora prima di essere attaccate. Estesero il loro impero verso occidente fino alla Polonia, vincendo la battaglia di Legnica contro un'alleanza di cavalieri polacchi e crociati. Marco Polo ci racconta: per vincere una battaglia usano questa tattica. Quando combattono non si mischiano mai totalmente con il nemico, anzi gli cavalcano intorno e, senza alcuna vergogna di farsi credere in fuga, vanno spostandosi molto velocemente. Poi, quando sembrano essere in piena fuga, si voltano improvvisamente e con i loro archi lanciano fitte saette e uccidono uomini e cavalli. Dopo questa strage, con una manovra subitanea, tutti insieme piombano sui loro avversari con impeto potentissimo, finché li sbaragliano. Questa descrizione avalla la tesi per cui i mongoli si fermarono solamente alle porte dell'Europa a causa di differenze del territorio. Infatti, mentre le tecniche di guerra dei mongoli erano adattissime a vasti spazi delle steppe, l'Europa era fatta di città fortificate, senza abbastanza spazio per ampie manovre e senza l'erba sufficientemente nutriente per i cavalli mongoli. Nel 1258 l'impero mongolo si espande a sud-ovest prendendo la città di Baghdad. Prossima tappa, l'Egitto. All'inizio del 1260 il sultano d'Egitto Qutus riceve un ultimatum dai mongoli che gli intimano di sottomettersi con queste parole: se resisti, distruggeremo le vostre moschee e stermineremo i vostri figli. Qutus risponde uccidendo gli emissari mongoli ed esponendo le loro teste sulla porta della città del Cairo. L'esercito mongolo supera quello egiziano di circa 15-1, ma inaspettatamente, a causa di intrighi di potere, gran parte dell'esercito mongolo dovette tornare in patria. Il sultano Qutus coglie l'occasione
e, con i suoi soldati mamelucchi, risale in Palestina col supporto dei crociati, che li lasciano passare fornendo loro supporto logistico. Ad Ain Jalut, vicino a Nazareth, il 3 settembre del 1260, l'esercito dei mamelucchi affronta i mongoli in una battaglia decisiva. Mentre Qutuz nasconde il grosso del suo esercito sulle colline circostanti, una piccola parte dei mamelucchi, guidati dal comandante militare Baybars, attacca i mongoli in pianura. A un certo punto simula una ritirata, portando il suo esercito al galoppo verso le colline. I mongoli lo seguono alla carica, cadendo nell'imboscata. A quel punto, infatti, i mamelucchi di Qutuz escono improvvisamente dal nascondiglio delle colline. Circondano l'esercito mongolo e lo annientano, bloccando definitivamente l'avanzata delle orde mongole verso ovest. Kublai Khan, nipote di Genghis Khan, fu nominato Gran Khan nel 1260. La Cina era ormai sotto l'egemonia mongola. Kublai Khan spostò la capitale dell'impero mongolo a Pechino. Regnò in Cina fondando la dinastia Yuan, che durò fino al 1368, quando fu sostituita dalla dinastia Ming. Marco Polo ci racconta l'opulenza dei palazzi e i fasti della vita di corte, svelandoci delle piccole bizzarrie. Sappiate adesso che alla credenza del Gran Khan sono addetti molti baroni dignitari. Essi portano sulla bocca e sul naso fasce d'oro e di seta perché il loro fiato non contamini i cibi e le bevande del Signore. Leggendo la descrizione delle ragazze cinesi abbiamo una chiara idea della misoginia dell'epoca. Credo che le ragazze del Cathay non siano superate da nessuno nei buoni costumi. Non si abbandonano mai a smodata allegria, non danno fastidio, non guardano in viso sfacciatamente, ma hanno in capo graziosi cappelli che le obbligano a guardare per terra. Parlano solo quando sono interrogate. Kublai Khan aveva bisogno di funzionari che lo aiutassero a governare l'immenso impero e non si fidava dei cinesi appena conquistati. Nominò pertanto il giovane Marco suo funzionario. Marco Polo poté quindi viaggiare per gli sterminati territori dell'impero in zone allora poco aperte agli occidentali. Nel Milione così ci riporta gli usi e i costumi anche sessuali delle diverse popolazioni d'Oriente, i vari riti religiosi e funebri, le coltivazioni, le ricchezze e la fauna. Ci racconta persino del cervo muschiato e del prezioso profumo che si ricava. C'è un piccolo animale, non più grande di una gazzella. Viene a questo animale, sotto l'ombelico, ogni plenilunio, una specie di accesso di sangue. Questo sangue è il muschio, che esala tanto e intenso profumo. Dopo 17 anni al servizio del Gran Khan, si presenta l'occasione del ritorno per i Trepolo. Una principessa mongola, la principessa Kokachin, infatti, per ragioni di stato deve andare in sposa al regnante della Persia, un nipote del Gran Khan. Si ritiene più sicura farla viaggiare via mare e dunque viene deciso di farla accompagnare dai Polo, essendo loro esperti navigatori veneziani. Intraprendono dunque il viaggio di ritorno per la via della seta marittima. Il Gran Khan fornì loro imbarcazioni affidabili. Passarono per gli attuali paesi dell'Indonesia, Sri Lanka, India, per approdare infine nell'attuale Iran. Fu un viaggio irto di difficoltà. Delle oltre 600 persone dell'equipaggio ne sopravvissero solamente 18. Marco Polo ci parla dei corsari delle Indie. Quando prendono i mercanti, li forzano a bere tamarindo e acqua di mare finché non vuotano il loro ventre.
perché gli infami corsari sanno che quando i mercanti sono presi, ingoiano le perle e le gemme per non farsele trovare addosso. Lasciata la principessa mongola al re della Persia, i Polo proseguono verso casa, salendo a nord via terra fino a Trebisonda, nell'attuale Turchia. Sul Mar Nero si imbarcano, passando per Costantinopoli, l'attuale Istanbul, e solo nel 1295 arrivano finalmente via mare a Venezia. Ai tempi di Marco Polo, Venezia era molto diversa rispetto a quella che possiamo vedere oggi. Forse l'unica cosa che è rimasta molto simile è San Marco. Dobbiamo pensare che il Canal Grande era come un grande porto e i palazzi che c'erano allora ormai non ci sono più e ne sono stati costruiti degli altri. Ci troviamo nel ponte di Rialto, che ai tempi di Marco Polo era completamente di legno e si poteva aprire per fare passare le navi. Pochi anni dopo il ritorno a Venezia, la rivalità commerciale tra le repubbliche marinare porterà alla prigionia di Marco Polo a Genova. In prigione Marco raccontò il suo viaggio avventuroso al suo compagno di cella, il romanziere Rustichello da Pisa. Rustichello trascrisse quei racconti di un mondo esotico e pressoché sconosciuto agli occidentali dell'epoca e ne venne fuori Il Milione. Un capolavoro che, dopo 7 secoli e mezzo, continua ancora ad affascinarci. Siamo alla fine del 200 e quindi i libri venivano ancora scritti a mano. L'originale del Milione purtroppo è andato perduto e nel corso dei secoli sono proliferate versioni e traduzioni diverse a seconda del pubblico a cui erano destinate. Rustichello era un letterato e la sua versione era rivolta alle classi colte dell'epoca e quindi lo scrisse in lingua franco-italiana, la lingua della prosa per eccellenza dell'epoca. C'è una versione toscana che era destinata ai mercanti, quindi è ricca di dati economici, politici, commerciali, mentre vengono eliminate le parti del racconto più romanzesche. C'è una traduzione latina che era invece diretta al clero, quindi sconta la censura delle parti dei riti religiosi e delle usanze locali. Quello che abbiamo letto noi è una versione tradotta recentemente in italiano moderno e quindi molto godibile al lettore contemporaneo, basata su un manoscritto francese aderente all'originale. Marco Polo fu rilasciato nel 1299 e fece ritorno a Venezia, dove visse fino alla sua morte nel 1324. Dal suo testamento risulta la proprietà delle case prospicienti la corte del Milione, che siamo proprio andati a visitare. Ci troviamo davanti al Teatro Malibran, nel cuore di Venezia, nella zona diciamo di Rialto. Negli anni 90 sono stati fatti dei lavori e sembra che sia stata individuata la casa che Marco Polo comprò al ritorno dal suo viaggio in Estremo Oriente, che fu bruciata durante un incendio attorno al 1500. Il Milione ebbe un successo talmente immediato che i commerci con la Cina crebbero vertiginosamente. Ben 2 secoli dopo, Cristoforo Colombo, convinto di dirigersi verso le Indie, se ne servì come punto di riferimento per le sue esplorazioni. Ancora oggi Il Milione è una lettura avvincente che ci permette di viaggiare attraverso mondi passati ed esotici. Tuttavia smise di essere una guida geografica per mercanti ed esploratori solo dopo l'epoca delle grandi esplorazioni e in particolare dopo Vasco da Gama, che navigò direttamente fino in India doppiando il Capo di Buona Speranza alla fine del 400. Ma questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere se desiderate altri approfondimenti e ci vediamo per il prossimo viaggio. Ciao!